Questo tornerà utile. Devo continuare. I puri stanno facendo di tutto per raccogliere scaglie, ma perché? Non ne sappiamo nulla. Forse i fratelli glauxiani del nord possono aiutarci a capire. Strette di ghiaccio e oceano sempre in verde. Picchi bianchi e blu di freddo eterno. Una terra che di guerrieri abbonda. Sangue che scorre sul gelo di un'onda. C'è chi sceglie la contemplazione e cerca saggezza nella desolazione. Al nord il contrasto è netto e violento, come artigli neri su di un'arpa d'argento. Estratto dall'enciclopedia dei regni gufi. Di Lies di Kiel. Penso di vedere l'eremo dei fratelli glauxiani. Speriamo con questo vento gelido. Sai, una mia ava, Strix Coraldo, una volta è rimasta in volo giorno e notte dalla baia di Kiel agli artigli di ghiaccio. Peccato non sia qui. Si volerebbe di più e senza ciance. Vuoi dire che ti sto frenando? Posso raggiungere l'eremo prima di te, se solo volessi. È una sfida. Se prometti di restare tranquillo per il resto del viaggio, accetto. I puri stanno facendo di tutto per raccogliere scaglie, ma perché? Non ne sappiamo nulla. Forse i fratelli glauxiani del nord possono aiutarci a capire. Pensi di potermi battere? Dovresti prendere lezioni di volo.
Ora sei in testa. Ma la gara non è finita. Sei proprio in gamba. Ti avevo sottovalutato. E tu parli ancora? Ora vediamo di scoprire qualcosa sulle scaglie. Arrivato all'eremo dei fratelli Glauxiani, Shard si rese conto che non avrebbe trovato quel che cercava. Le scaglie, caduta Perrock, nessuno ne sa più niente. Shard si voltò, pronto ad andarsene. Il monaco si fermò e poi proseguì. Se ti interessa, c'è un vecchio eremita, Cormac, che scava tra le rovine qui vicino. Ha studiato a Perrock, potresti convincerlo ad aiutarti. Ma stai attento. Di recente dei monaci sono andati da lui. Non tornando, alcuni giovani confratelli sono andati a cercarli. Entrambi i gruppi sono scomparsi ed il vento forte ha reso problematiche le operazioni di ricerca. Shard si impegnò ad aiutare. I confratelli sono in pericolo. Recati alle rovine e controlla la loro situazione. Ma attento, giovane guardiano. Stai in guardia da tutto ciò che è sospetto. Che strano. Un gruppo di pipistrelli vola nella nostra stessa direzione. E stanno trasportando qualcosa. Thank you.
Le satarpie si occuperanno di loro. I pipistrelli hanno portato ospiti indesiderati. Occupatevi degli intrusi. Non c'è scampo, guardiano. Sono qui per eseguire i tuoi ordini, Shard. Troppo facile. Che brutta sorpresa. Nemici in arrivo! Attento! Ah!
diventa una sfida. Che erano quelle cose mostruose? Non lo so, ma sembravano provare piacere nel farci del male. Muoviamoci. Potrebbero essercene altre. Mi serviranno. Esploriamo. Quel vecchio sembra ferito. Ah, lasciatemi stare. Dovete aiutare i giovani monaci. Le satrapie li stanno portando verso quella che era casa mia. Sono appena fuggito da lì. Sei Cormac, vero? Che cosa sono le satrapie? Un incrocio mostruoso tra gufi e corvi. Così crediamo. Ma ora questo non conta. Bisogna salvarli. La situazione è peggiore di quanto pensassimo. Stento a crederci. Ma quelle creature potrebbero essere satarpie. Temo che Cormac e i confratelli siano nelle loro grinfie. Trovali e salvali, giovane guardiano. Dobbiamo liberare i monaci prima che le satarpie arrivino alla miniera. Le satarpie non cederanno senza combattere. Se non le eliminiamo, le satarpie potrebbero uccidere i monaci. Vendicheremo la nostra regina! Se non le eliminiamo, le satarpie potrebbero uccidere i monaci.
Sono quasi alla miniera. Attento alle scaglie. Se ti avvicini troppo avrai grossi problemi di orientamento. Se non le eliminiamo, le satarpie potrebbero uccidere i monaci. Presto, elimina il portagabbie. Sono in debito con te, guardiano. C'è un altro gruppo di satarpie dirette alla miniera. Attento alle scaglie. Se ti avvicini troppo avrai grossi problemi di orientamento. Dobbiamo separare le satarpie dai portagabbie. Cosa ci fai qui? Maledetto guardiano! Non possono scappare! Dobbiamo separare le satarpie dai portagabbie. Maledetto guardiano! Tornatene al tuo alberello. Attacca le satarpie! Tornatene al tuo albello. Si sta dando dei problemi. Prima di liberare i monaci, dobbiamo occuparci delle satarpie. Fatto, amico. Attento alle scaglie. Se ti avvicini troppo avrai grossi problemi. Sbrighiamoci o i monaci sono spacciati. Per tutti i gufi. Sono quasi alla miniera. Vendicheremo la nostra regina. Attacca le satarpie! Attento alle scaglie! Se ti avvicini troppo avrai grossi problemi di orientamento! Attenti.
Attento alle scaglie. Se ti avvicini troppo avrai grossi problemi di orientamento. C'è un altro gruppo di satrapie dirette alla miniera. Prima di liberare i monaci, dobbiamo occuparci delle satarpie. Tornatemi al tuo alberello. Se non le eliminiamo, le satarpie potrebbero uccidere i monaci. Maledetto guardiano! Prima di liberare i monaci, dobbiamo occuparci delle satarpie. Sono spacciati! Vendicheremo la nostra regina! Satarpie eliminate. Non se ne accorgeranno neanche. Maledetto guardiano. Portagabbie non protetto. Sbrighiamoci o i monaci sono spacciati. Attento alle scaglie. Grazie, guardiano. Ti sono grato. Hanno preso un'altra strada. Bisogna fare presto. Dobbiamo separare le satarpie dai portagabbie. Ah!
dobbiamo separare le satarpie dai portagabbie. Torna prima al tuo amico Gesino. Sei destinato a fallire! Come osi provare a fermarti? Sono spacciati! Destinato a fallire, Goffè. Se non le eliminiamo, le satarpie potrebbero uccidere i monaci. Presto, elimina il portagabbie! Grazie, guardiano. Prima di liberare i monaci, dobbiamo occuparci delle satarpie. Sono quasi alla miniera. Attento alle scaglie. Se ti avvicini troppo, avrai grossi problemi di orientamento. Attento alle scaglie. Se ti avvicini troppo avrai grossi problemi di orientamento. Attacca le satarpie. Hanno preso un'altra strada. Bisogna fare presto. Attacca le satarpie! Se non le eliminiamo, le satarpie potrebbero uccidere i monaci. Vendicheremo la nostra regina! Ah!
Presto, elimina il portagabbie! Grazie, guardiano! Azione, Shao! Fatene! Finalmente una sfida! Sarà impossibile! Portagabbie non protetto! Sono grato. Erano secoli che non vedevo un tale coraggio. Forse possiamo salvare tutti. Vedi? Attento a quelle colonne. Presentano un'alta concentrazione di scaglie. Se t'avvicini troppo, ti disorienteranno. Ecco cosa impedisce ai monaci di volare. Per liberarli dobbiamo abbattere le colonne. Le satarpie fanno scavare i monaci nella loro miniera di scaglie. La pace è acqua passata. Dobbiamo salvarli. Dobbiamo entrare nella miniera e abbattere le colonne di scaglie. Solo così i monaci saranno liberi. Le satarpie sono in arrivo. Prima di poter abbattere le colonne di scaglie, devi occuparti di loro. Ci sono intrusi! Addosso! L'allarme! Non può fermarci! No! Spazzateli via! Non lasciateli fuggire con i prigionieri! Farai la... Maledetto guardiano! Troppo facile. Farò quel che posso. Prova a colpirmi. Per la gloria. Spacciati! Come fai a resistere tutta la notte?
Sono spacciati! Vendicheremo la nostra regina! Dobbiamo entrare nella miniera e abbattere le colonne di scaglie. Se ti avvicini troppo avrai grossi problemi di orientamento. La colonna sta cedendo! La colonna sta cedendo! Bel colpo, guardi! Colonna di scaglie distrutta! Attento alle scaglie! Bel colpo! Hai distrutto una colonna! Usa il carbone per abbattere le colonne! Colpo, guardiano! La colonna sta cedendo! Un altro colpo e ci siamo! Basta aspettare. La ballista sta cedendo! Hai distrutto una colonna! Volate, amici! Siete liberi! Dobbiamo andarcene prima che arrivino altre satrapie! Amici, non mi piace l'aspetto della nebbia in arrivo. Hai salvato i miei confratelli. Ora sconfiggi la regina delle satarpie. O i rapimenti continueranno e le satarpie arriveranno ad attaccare l'eremo stesso. La regina delle satarpie è molto pericolosa. È estremamente feroce e scalda. Ti distruggerò! Non passerai la mia barriera! Huh?
il nostro schiavo. Non puoi competere con me, gufetto! Dovresti provare a fermarci. Troppo facile. Non passerai la mia barriera. Ti distruggerò! Non passerai la mia barriera! Ti piace la mia armatura? Guardala più da vicino. Non passerai la mia barriera! Distruggerò! Non passerai la mia barriera! No problem, me ne occupo io! Andiamo! Ti distruggerò! Non passerai la mia barriera! Problema.
una sfida. Non puoi competere con me, gufetto! Ci sta dando dei problemi. Provare a fermarci. Non passerai la mia barriera. Destinato a fallire, gufetto. Troppo facile. Come fai a resistere tutta la vita? Non puoi competere con me, gufetto! Dominazione, Shard! Ti farò a pezzetti! Come osi provare a fermarti? Non passerai la mia barriera! Competere con me, gufetto! Maledetto guardiano! Non passerai la mia barriera! Come osi provare a fermarci? Farò a pezzetti! Cosa ci fai qui? Non puoi fermarmi! Thank you.
subito! Ti farò a pezzetti! Non avrei creduto alla vittoria se non avessi visto con i miei occhi. Non posso più dirmi sorpreso. Vieni! Portiamo i feriti all'eremo. All'eremo c'era molto da discutere. Pipistrelli e satarpie alleati e le scaglie nel mezzo di tutto. Il piano dei puri era decisamente di largo respiro. A quel punto, Cormac si avvicinò. Oggi hai dimostrato il tuo valore nel volo, Shard. Tuo padre sarebbe stato fiero. Dopo che Shard si riprese dallo shock, continuò. Sì, ero con lui a Perrok. Non credere alle bugie. Era vigile e si è battuto con coraggio. Ma le scaglie delle satarpie possono disorientare qualunque gufo. Come hai visto? Un traditore aveva fatto entrare le satarpie e aveva dato loro le scaglie. Ma Grettir non se lo perdonò. Abbandonò gli artigli da guerra qui al monastero e giurò di non indossarli più. Ho cercato di seguire il suo esempio. Ho provato a dialogare con le satarpie che scavano nelle regioni fredde. Ma il maligno si dimostrò troppo forte. E i miei sforzi vani. L'ora dell'idealismo di tuo padre non è ancora arrivata. Cormac tirò fuori dei magnifici artigli da guerra. Ecco, erano suoi. Prendili e usali per ripristinare la pace. Mi proteggerà.